sì, ma non ha fatto una proposta pragmatica che ha trovato una soluzione, perché ho la sindaca di Riccione, voglio farvi raccontare da lei cosa ha fatto perché è molto interessante. La sindaca di Riccione ha avuto un'idea interessante perché due problemi ha risolto, diciamo, con una fava, si direbbe, cioè la disoccupazione di migliaia di addetti al turismo e la mancanza di braccianti agricoli. Buongiorno sindaca Renata Tosi, cosa ha fatto? Ce lo spieghi rapida perché purtroppo ho poco tempo. Buongiorno a voi. Sì, è un piacere poter insomma, condividere quella che è stata un'idea che abbiamo appunto messo a disposizione di tutti coloro che, ahimè, si troveranno in una situazione di non trovare un'occupazione quest'estate, che sarà un'estate presente per Riccione, ma comunque sottotono. E quindi abbiamo messo in contatto coloro che stanno cercando lavoro e non lo potranno trovare nel turismo con quelle che sono le tante aziende agricole che per fortuna hanno invece un'attività molto florida. Con qualsiasi canale, quindi anche i miei stessi canali social sono a loro disposizione, vi dico che le domande fioccano e per fortuna anche le aziende si sono veramente molto messe a disposizione. Ecco, ma per dirvi, perché ci tenevo a dire questa cosa? Perché ogni tanto, se uno è un po' più pragmatico, evita grandi discussioni ideologiche, qua avevamo due problemi, li ha messi in fila la sindaca, ha trovato una soluzione. E questo è il momento delle soluzioni, non è il momento del dibattito sterile, credo io, però